L'associazione Joyful Children, con sede a Galati Mamertino, da oltre un anno si impegna nella raccolta fondi per la tutela della garanzia dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo. Il presidente, il fotografo Charlie Fazio, racconta del particolare impegno oggi per i bambini siriani e di un ambizioso progetto per realizzare un centro di formazione nelle zone interessate dall'attuale conflitto, dove oggi è difficile far giungere anche gli aiuti umanitari. Con la loro presenza nelle zone di confine, i volontari di Joyful Children si impegnano per dare un futuro ai minori che oggi vivono tra colpi di mortaio e speranza di un futuro fatto di normalità. Ci sono 40.000 persone che stanno in case, in contesti urbani, in case diroccate, in garage che loro adibiscono a case, e altre 60.000 in campi profughi. Noi ci occupiamo di quelle persone che stanno fondamentalmente nelle case perché nei campi non, diciamo, sono già assistiti, ma in queste case qui dove loro non hanno riscaldamenti, hanno solo le stufe a legna, a carbone e non hanno servizi, insomma stanno con 5-6 bambini di media ogni famiglia. E non hanno nulla e stanno da 7 anni lì, quindi noi ci occupiamo di loro, facciamo le missioni almeno 3 volte l'anno, stiamo progettando di fare un centro di formazione professionale, culturale, perché quello che serve non è solo portare lì diciamo calore umano ma anche cultura. E poi aiutiamo un ospedale che è di un medico italo-siriano, si chiama Nabil il medico. Siamo andati là l'ultima volta, tra l'altro sono arrivate pure dei colpi di mortaio mentre eravamo lì, però abbiamo istituito un bellissimo rapporto con lui. Un'azienda di Sant'Agata, SIAPA e TMR, hanno accettato la nostra proposta di informatizzare il loro ospedale da campo, un ospedale diciamo fatto di container e capannoni. E loro, io ho fatto la proposta perché Nabil mi diceva che avevano bisogno di tanta roba, per cui la prima cosa era informatizzare e rendere più fluido il lavoro dei medici